Gli obiettivi principali per la regione sono il lavoro, lo sviluppo e la crescita. Tutto passa attraverso il risanamento dell'emergenza occupazionale che la Calabria vive. Lo ha detto l'assessore regionale al lavoro e alle politiche sociali della regione Carlo Guccione nel corso della conferenza stampa per presentare il nuovo protocollo d'intesa siglato con Unindustria Calabria per l'inserimento dell'associazione come parte attiva nel piano Garanzia per i giovani. Dopo l'incontro delle 10 marzo con CGIL, CISL, UIL e UGL proseguono gli incontri della regione, in questo caso dell'assessorato al lavoro, con i diversi attori del territorio, ma il fine ultimo è quello di riuscire a costruire un tavolo Calabria e anche per un dialogo forte con il governo centrale. Vogliamo avere entro aprile, maggio, un piano per il lavoro, largamente condiviso con tutti i sindacati, l'industria e tutti gli altri soggetti che sono propedeutici ad avviare un piano per il lavoro che dia delle risposte concrete. Abbiamo iniziato attraverso Garanzia Giovani, il 7 di aprile saremo operativi, partirà, quindi i giovani che non lavorano o studiano in Calabria potranno avere delle risposte immediate attraverso i tirocini, attraverso l'apprendistato, attraverso il servizio civile e anche la possibilità di assumere le qualifiche. Abbiamo quindi la possibilità che 42.000 calabresi, giovani, donne dai 15 ai 29 anni, di dare un percorso di inserimento lavorativo. L'offerta prevalente sarà di tirocini professionali della durata di 6 mesi che i giovani iscritti al programma, attualmente 25.000, potranno svolgere all'interno delle aziende e degli enti che aderiranno. Solo dopo sarà possibile per l'azienda parlare di assunzione sfruttando il bonus occupazionale previsto nell'ambito di Garanzia Giovani, abbinato alle agevolazioni del Jobs Act, che ridurranno del 50% il costo del lavoro, almeno nella prima fase. Partiamo da Garanzia Giovani per costruire un percorso virtuoso, perché il tema del lavoro è fondamentale in questa regione che, come tutti sappiamo, ha tassi altissimi di disoccupazione, il 26% per quanto riguarda la disoccupazione generale e il 54% ahi noi per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, soprattutto da 15 a 29 anni. Allora diamo speranza a questi giovani perché dobbiamo formarli, dargli competenze in modo tale che possiamo trovarci ponte nel momento in cui parte il mercato e parte quindi anche il mercato del lavoro.